Ciao. Bentornate su un nuovo video spacchettamento. Allora, abbiamo un po' di pacchetti. Oddio, non mi cade tutto. Ok, iniziamo da questo che non lo so, probabilmente è della piattaforma. Quelli della piattaforma hanno sempre delle date un po' lunghe, almeno che un Prime. Ormai, cioè, non è che mai, però poche volte. E poi comunque ci mette più tempo del solito. Che è sto coso? Ah, una banda, cioè, sì, una banda. No, è un orologio. È un orologio un po' schiacciato. Comunque, come vedete? Lo apriamo al volo un attimino per vedere che. Mi pare che doveva arrivare comunque. Allora, ha il suo caricatore, che è questo così, ormai ho imparato a conoscerli tutti. Questo è uno dei miei preferiti, degli agganci preferiti, perché lo attacchi e sta benissimo, senza doverlo togliere, asportare, insomma. È fatto molto bene. Mazza, bello. Dalla scatola sembrava una ciofeca, vabbè. Fatto molto molto bene. Scusate se vedete le mani tutte dipinte di penna, ma mi è scoppiata la bic tra le mani e ho tolto il posto, cioè ho tolto quello che si poteva togliere, ma un po' è rimasto. Vabbè, fa niente. Allora, si attacca così, solo che forse non vorrei perdere troppo tempo, perché però magari è fatto benissimo. Anche il dietro è molto più grande del davanti, non so se si nota. E poi il gancettino, il piruletto, diciamo, che va all'interno dei buchini, è molto più grande dei suoi, insomma, fratelli, cugini, insomma, degli stessi uguali a lui, ecco, insomma, per capirci, si dice così, vabbè. Allora, questo si attacca così. Aspetta. Così. Andiamo. Se riusciamo a farlo vedere, ecco, così attaccate l'USB e lui si carica. Adesso volevo vedere se si poteva accendere. Accendiamolo un po'. Non lo so. Sì, si accende, vibra pure, mi sa che è storto. No, è dritto. Comunque, sì, mi fa le 8. È scarico, ha proprio la tacchetta di batteria e al Bluetooth, a tutto quanto, funziona, penso, anche l'attività cardiaca, i contapassi, credo che un po' uguale a tutti gli altri che 7-8 che ho. Vabbè, allora spegniamolo. Non si spegne, sì? Non lo so, aspettiamo che... Come ti spegni, Carolino? Spegniti, non lo so, mettiamo dentro, quando si scaricherà del tutto magari Carolino muore da solo, perché adesso non c'è anche la protezione. Ah, forse si è spento. Allora, fuori uno. Ok, allora busta puzza tantissimo questa misera bustina, che forse vedete che c'è dentro, si vede qualcosa, boh, babà. Cosa altro che c'è? Che taglio tutto qua. Facciamo così, un angolino, ci sbircia dentro. Ah, un angolo, babà. Sì, è della piattaforma. È un anello, non vedrete nulla, ma lo faccio vedere. È un anello, questo, preso appunto dalla piattaforma di Amazon. E sarà sicuramente piccolo. Mi è piaciuto perché c'era la coroncina, e invece mi va, certo, un po' sazzicciotto, però mi va, molto molto carino, mi piace,
perché appunto, come vi dicevo, nel dettaglio ha questo misto color argento e color oro. A me l'oro non mi piace, cioè il color oro non mi piace tantissimo, mi piace più l'oro bianco, l'oro rosa o appunto l'argento, il color oro. Però questo misto che c'è, questo mix che c'è, è fine, ecco, non è un papocchio, ma no, una cosa papocchio, come si dice, una cosa papocchiosa, vabbè, una cosa brutta da vedere, ecco, rimane carino. Questa è la corona, purtroppo mi sa che non si vede, ed è molto molto bellino, mi entra, quindi già che mi entra mi devo ritenere fortunata. Ok, e così il secondo pacco è andato a farsi benedire. Perfetto. Questo è questo qua. Madonna, sta busta nera puzza da morire. Terzo pacchettino. Vabbè, no, raga. E poi guardate come me l'hanno consegnato. Cioè, così. Vabbè. Non lo apro, non c'è manco bisogno. Tieni qua. Anzi, mi ci infilo dentro le carte. Ok. Questa è la ditta AOK. EUK, non lo so come si legge. Ci sto collaborando già da un po'. Voi direte, ma come, un'altra lente? Beh, questa è diversa, ha dei gradi diversi, è macro, però ha dei pixel diversi, no, dei pixel, madonna, mi sono... Comunque, non è che vi posso spiegare, perché non vorrei dirvi una cavolata. Allora, quello di ieri o l'altro ieri, non mi ricordo adesso quale avete visto, perché sono stata ferma 2 giorni, perché sono stata male. Non voglio romperlo, però devo ok, ce l'ho fatta. Dai, quello è dell'altro giorno, comunque di un pacco, qualche pacco fa. Erano 3 set di lenti macro, però era un macro molto molto grande, cioè che per vedere le cose dovevi spiaccicare la lente sopra alla cosa, mentre con questo macro si può riuscire a vedere anche una distanza un po' più distante, una distanza più distante, non ce la posso fare. Allora, è molto diversa, infatti anche è strutturata in modo diverso, è molto più pesante, è più i materiali sono molto migliori. Questo si mette qui, vedete? C'è scritto è un 10 per macro. Ma com'era messo dentro così? Ok, andiamo avanti. Perfetto, sbagliato, quindi andiamo avanti, perché se no non ce la facciamo. Altro pacchettino, quello un po' più grande, che è rotto qua. Volevo sbirciare perché questo non me lo ricordo proprio che cos'ha. Vabbè, anche se questo qui, la lente, me le mandano loro, non mi danno il codice, per questo che non so che roba è, cioè non sapevo. Comunque, senza dire sempre le stesse cose. Abbiamo questo qui, mi capita
ultimamente mi capita spesso di averlo, però sono anche in Facebook, Instagram e Twitter, Amazon USA, Europa, quindi potete chiederlo anche in Italia, Canada e Giappone, questo è il supporto. Però se volete dargli un'occhiata, ok, il suo bellissimo, non è la parola, aspettate che poi mi devo ricordare come sta dentro, cioè, è bellissima, mamma mia ragazzi, dalle foto sembrava non valere tanto, invece è stupenda, è a dir poco stupenda. Fate, mi viene da sola, perfetto. Chissà se si accende già. Vabbè, on e off, no, ti pareva, che culo. Scusate. E che ero. Volevo accenderla. Vabbè, usiamo il filo, da tanto abbiamo finito, era l'ultimo pacchetto. Che cuffia! No, non è con il. Qua hanno fatto un grande errore, ma glielo scriverò. Perché si accende con appunto il adapter, quindi questo, e col cavetto così. Peccato perché cioè, hanno fatto un grande sbaglio secondo me. Vabbè, adesso mi dispiace solo non farvela vedere in funzione, perché è qualcosa di stratosferico, perché è veramente grande, molto imponente come lampada da tavolo. Vedete, io non so come farvela vedere, aia, così. Vedete? Grande. Molto, molto grande. È molto, molto bella. Poi lascia stare qua tutti i comandi che ha. Vediamo un po'. Vedete? Sì, si vede un po' sfocato. È bella. Mi dispiace che appunto non è... Non la posso mettere in funzione, magari se riesco, non vi prometto nulla, farò qualche foto. Mamma mia, mi fa tutto male questo lato, scusate ragazzi, ma intanto arrivano delle fitte che mi sembra che mi sto a cascare per terra da sola. Non mi ricordo. Dicevo che comunque non vi prometto nulla, se riesco faccio qualche fotina per far vedere la luce, perché questa cambia anche, ha delle modalità, da un up, quindi più forte, più piano, su e giù, ha un timer di 60 minuti, si può appunto, ha un tasto mode per avviare appunto le modalità delle luci, e poi ha la luce della notte, night light, che sicuramente sarà molto soffusa. Vabbè, ho detto tutto, mi sono impazzata abbastanza e niente, sono già 16 minuti e tanto, e per oggi, diciamo che per oggi questo video spacchettamento finisce qui. E nulla, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, ovviamente per non perdere tutte le altre mie papere e i miei incasinamenti. E basta, vi do un bacio, vi ricordo di nuovo un like, seguite anche il mio giveaway che è ancora aperto nel mio canale, con l'action camera in regalo e un set di pennelli. Basta, chiudo, cerco il tasto, ciao ragazze.